Striscia Politica, lo spazio che la nostra emittente dedica alle questioni politiche e amministrative della città di San Severo. Sabato l'Assemblea Provinciale del Partito Democratico ha chiuso la prima fase congressuale, quella che portava all'elezione del segretario provinciale del partito. Si apre adesso la fase che va verso le primarie per l'elezione del segretario nazionale del partito. In Capitanata il segretario provinciale eletto, proclamato dall'Assemblea, è Raffaele Piemontese, che ha, come dire, sopravanzato in termini di delegati, sia pure di un soffio, il suo competitor Michelangelo Lombardi, chiudendo così anche la fase delle elezioni dei congressi di circolo, quindi dei territoriali, l'elezione dei responsabili cittadini del partito. Ovviamente, come dire, i responsabili cittadini del Partito Democratico si apprestano a guidare una fase molto complessa, non soltanto per, come dire, le tensioni che hanno portato all'esito congressuale, ma anche perché si apre una stagione amministrativa. Le elezioni in centri importanti, come per l'appunto San Severo, sono dietro le porte. Noi cerchiamo di capire come andrà il lavoro del Partito Democratico di San Severo di qui alle prossime elezioni e che idea c'è dell'alleanza, delle candidature. Come dire, cercheremo di capire che ruolo avrà il Partito Democratico nell'immediato futuro. Lo facciamo con il neo segretario cittadino del Partito Democratico, che è Nata Pennacchia. Grazie, salve innanzitutto, grazie per aver accettato il nostro invito ed essere con noi. Innanzitutto il Partito Democratico cambia genere, diciamo così, una donna alla guida del partito, un cambiamento importante. Sì, innanzitutto grazie per avermi ospitato, è un piacere essere qui. Per la possibilità a me data nel poter interloquire su queste tematiche. Sì, è vero, è cambiato qualcosa fortunatamente, spero che cambi ancora, anche perché l'espressione proprio di questo cambiamento è stata la mia candidatura, che è candidatura e quindi vittoria, che è il fatto nuovo. Però c'è anche qualcosa che è meno evidente o meno in vetrina, il fatto che il coordinamento sia composto comunque dal 50% da donne. Anche la composizione della segreteria, ho posto appunto l'attenzione sulla partecipazione femminile, perché non è che deve essere un fatto di poterusa, assolutamente non sono per quel tipo di manifesto politico. Invece la partecipazione femminile è un arricchimento, è qualcosa che dà un gradino, forse secondo me una scalinata in più al partito, perché la compagine si arricchisce comunque di idee, non solo di idee diverse, comunque di idee che secondo il mio percorso le donne riescono a fare subito la quadra, sono le donne che comunque organizzano, amministrano, riescono bene in questo ruolo ad essere anche più rapide, secondo me. Ma questo non è un fatto, sembrerà un discorso, abbiamo rispettato però la quota azzurra, c'è un maschio all'interno della segreteria per la prima volta, diciamo, l'ordine, il rapporto si è cambiato, però in questo parte insomma il discorso di genere, perché qui vorrei si ponesse l'attenzione ai temi della città. Le donne sono mamme, crescono i loro figli, vogliono una città diversa, ambiscono a un futuro per i propri figli, ed è questa proiezione dell'affetto del territorio, della partecipazione, che è qualcosa che secondo me può fare la differenza. Segretario, prima di discutere delle questioni di San Severo, ci arriveremo, una battuta sull'esito congressuale a livello provinciale. È stato un congresso, come dire, molto teso, la contrapposizione è stata molto forte, poi abbiamo letto le polemiche sul tesseramento, che per la verità non è, come dire, una specificità della provincia di Foggia, l'abbiamo visto su scala nazionale. Lei pensa che però, come dire, le tensioni, la contrapposizione dura che ha portato poi all'elezione del segretario Raffaele Piemontese, che è il presidente del Consiglio Comunale di Foggia,
ci siano adesso le condizioni per ritrovare l'unità che nella fase del confronto sembrava smarrita? Beh, io penso che a un certo punto bisogna fermarsi. La competizione è importante, è qualcosa che fa parte del gioco, virgolettato. Certo. Però poi io ritengo che sia anche opportuno immaginare che se le cose si vogliono fare bisogna anche conciliare, perché la politica è conciliazione, la politica è qualcosa che mette più risorse e quindi anche nella possibilità di trovare l'unità, di cercare l'unità, perché l'unità non deve essere un manifesto. Forse qualcuno ci prende pure in giro quando noi diciamo l'unità, l'unità, il tesseramento. Grazie a Dio non sono state, sono cose che accadono. Non analizzo il dato perché essendo di San Severo non posso nemmeno aver avuto il polso della situazione, quindi insomma nello specifico non so bene cosa sia. Se la interrompo, il dato che come dire a me è parso evidente che a un certo punto della competizione, lei parlava giustamente di unità, l'impressione che abbiamo avuto anche osservando dall'esterno è stata come dire che i competitor quasi non si riconoscessero nello stesso partito ma fossero avversari reali. Pensa che adesso il PD prima di tutto, lo dico con uno slogan, c'è lo spazio per affermare questo principio? Sì, io ripeto che il pathos, chiamiamolo così, della competizione può portare anche a un certo punto proprio stanchezza, un po' perdere, certo, poi rallentare un po' i colpi anche di qualche uscita forse poco piacevole, però io ora ripeto, analizzare questa cosa mi viene difficile perché io nei fatti ci devo stare prima di tutto, devo comprendere, perché sono le cose che secondo me sono i dati quelli che mi portano poi dopo a ragionare sui fatti accaduti in questo caso. Però l'unità è necessaria, sono necessarie due cose: l'unità, la possibilità di immaginare un programma per il PD, perché come lei diceva giustamente ci sono delle scadenze importanti che determineranno il governo del centro-sinistra o il governo del centro-destra e di tutte le forze che possono essere in competizione. Ma questo deve dare soprattutto la possibilità ai cittadini, perché poi dopo cristallizzare una questione solo all'interno dei partiti è una cosa fine a se stessa, perché i partiti non sono dei contenitori vuoti, sono contenitori di persone e non dobbiamo, ci dobbiamo ricordare tutti quanti, chiunque sia l'avversario, chiunque sia il protagonista, l'antagonista, tutto quello che le può mettere in campo come domande, non dobbiamo lasciare indietro nessuno, i cittadini soprattutto, le cittadine soprattutto, i nostri figli. Mi pare di capire quindi che il segretario del Partito Democratico, mi corregga se interpreto non correttamente, dica sostanzialmente la competizione probabilmente ha avuto dei punti come dire sopra le righe, ma il congresso è terminato, facciamo parte tutti dello stesso partito, un partito come dire che piuttosto che ragionare sul dato congressuale dovrebbe pensare alle elezioni che sono dietro l'angolo in centri importanti, penso a Lucera, a Foggia, a San Severo, una tornata elettorale che può, se come dire, se posso dire così, può cambiare il volto della capitanata, perché la geografia politica dei centri determina anche le politiche di sviluppo che poi si mettono in campo. Da questo punto di vista lei ha un compito importantissimo nella città di San Severo, innanzitutto perché questa è una città che viene da 5 anni di governo del centrodestra, non le chiederò qual è la sua opinione sulla giunta Savino perché posso immaginarla, ma come vi state attrezzando alla competizione elettorale? Soprattutto in questo modo, il programma del PD che deve rappresentare in maniera sinergica tutto quello che è il nostro partito e quali sono soprattutto le richieste, passatemi questo termine forse un po' arcaico, del nostro popolo, della nostra gente. In realtà mi sono proposta come anche a livello di segreteria di alcuni tavoli di concertazione. Su questi tavoli
ho immaginato diverse competenze. Per esempio, consideriamo a livello urbanistico, a livello di welfare, della salute. Ho cercato di mettere tutte queste qualità, passatemi questo termine, affinché si possa stilare un programma che sia veramente, che possa dire, posso dire forse una parola un poco, che vada a tappeto sulla città di San Severo, che non lasci indietro nessuno, come dico sempre, noi non dobbiamo lasciare indietro nessuno. Mi permetta, segretario, voi avete innanzitutto, come dire, il compito di organizzare il tavolo di lavoro che poi porterà alla scrittura reale del programma, ma avete anche il compito di ridare dignità alla politica. Siamo in una fase storica in cui, soprattutto a livello amministrativo, come posso dire, il rischio che spuntino dietro l'angolo proposte che erroneamente chiamiamo antipolitica, perché io sono convinto che tutto sia politico, anche chi si contrappone alla Certo. cosiddetta politica e agli schemi consolidati. Voi avete la necessità, come dire, di restituire dignità all'impegno politico. Come si fa di questi tempi? Di questi tempi il disamore dei cittadini veramente crea una spaccatura, perché ormai c'è questo vuoto che i partiti non colmano più, ma in generale non è qualcosa che forse. Noi con una serie di percorsi personali, io mi permetto anche Certo. di dire, che poi non devono essere appannaggio di una sola persona, ma fanno parte di un lavoro sempre di squadra, è quello di costruire un qualcosa che la gente si ricorda. No, uso questa frase perché dipendentemente da quello che è capitato a me, io spesso mi capita di dire. Anche nel tesseramento la gente ti segue perché comunque tu hai fatto già qualcosa, non è che sei C'è un un bimbo portato pallino, personale che diventa un valore aggiunto. c'è un portato personale che appunto rappresenta quel valore aggiunto e che la gente ti riconosce, perché nelle città noi siamo riconoscibili, la gente ti identifica, hai la possibilità di avere un colloquio diretto con il cittadino e anche con le istanze che ti pongono le persone, però questo non è l'unica ricetta. La ricetta non è questa esclusivamente. Di ricette poi, fra l'altro, non se ne possono avere, non sono valide per tutti. Io spero e faccio appello soprattutto a coloro che si occupano della cosa pubblica, della politica, di recuperare questo vuoto, di ricolmarlo con le buone pratiche che la politica può aver dato come messaggio i nostri padri fondatori della Costituzione. Cioè io mi riferisco sempre a queste cose. Queste per me sono i fondamenti della mia storia politica. Diciamo così che il segretario, mi pare di capire, fa appello a quella parte di politica, la definisco così perché insomma dovrebbe essere l'intero panorama politico dovrebbe avere questi riferimenti. Purtroppo negli ultimi anni abbiamo imparato che così non è. Il segretario fa appello alle energie vive, alle energie positive della politica, alle tradizioni positive che vanno recuperate e che, come dire, ridanno dignità al sistema nella sua complessità. Lei, segretario, ci ha parlato dei tavoli programmatici per arrivare poi a, come dire, a ragionare delle singole questioni che interessano alla città. Il tema più politico, che credo la riguarderà più da vicino, è la costruzione dell'alleanza. Come pensate di costruire questa alleanza anche alla luce del fatto che, come dire, una parte di quella che potrebbe essere la vostra coalizione, penso all'Alleanza per il Bene Comune, sembra, rispetto a quello che è il vostro tratto distintivo, cioè le elezioni primarie, sembra aver posto alcuni paletti, come dire, più che inclusivi, esclusivi. Beh, su questo mi sono in questi giorni interrogata moltissimo sui vari paletti, però sono dei paletti due dei quali io non ho nessuna cosa in contrario, né personale né come partito, perché tre sono i punti fondamentali. Però io vorrei avere una visione intera, perché se riduciamo a quello che passa e quello che deve passare,
riduciamo il discorso a una conversazione, candidato sindaco sì, candidato sindaco no. Io invece a un appuntamento al buio non ci vado mai, solitamente mi capita, passatemi questa battuta, ma perché è importante costruire su un programma il candidato sindaco. Sul programma si discute una candidatura. Poi a parte che come cultura, come nostra appartenenza, io credo che le primarie aperte a tutti siano il momento più alto di democrazia che possa esistere. Però io intorno a un programma penso al futuro candidato Mi sindaco. scusi se la interrompo, prosegretario, mi pare che, come dire, lei una notizia da neosegretario ce la stia dando, cioè all'Alleanza per il Bene Comune, che, come dire, faceva riferimento a tutta una serie di requisiti, diciamo così, per partecipare alla competizione delle elezioni primarie, cioè il fatto di non aver ricoperto altri incarichi. Lei un primo messaggio a questa alleanza la sta dando, lo sta dando, cioè non si possono scegliere le primarie escludendo i candidati. Ma soprattutto i programmi, permettetemi di puntualizzarla questa cosa. Io con il tavolo di bene comune che dovrebbe rappresentare la coalizione ho avuto un incontro solo di Interlocutori. interlocutorio, di presentazione, perché anche se molti di loro già mi conoscevano, però era giusto e doveroso anche presentarsi Nella veste nella di. veste di. Ed è una cosa che per educazione uno basta considerare che andava fatta come cosa. L'unica cosa che mi spiazza sinceramente è la mancanza di contenuti. Perché se io chiedo il programma su cui formulare la figura che possa rappresentare il primo cittadino, dov'è? Questa è la mia domanda. A questa domanda probabilmente non lo so se si può considerare o meno importante il programma. Io ripeto, io sui programmi voglio vedere e voglio capire, sul programma che va fatto all'interno della coalizione, del Lei dice tavolo. sostanzialmente partiamo Sostanzialmente dal partiamo programma, dal programma. dopodiché ci saranno personalità differenti che si candidano ad interpretare quel programma, ad Esattamente, incarnarlo, e esattamente. lì ci sarà, come dire, la contesa, lì si misureranno le diverse personalità. Certo, non è è un cerchio magico, non ci sta nessun cerchio magico intorno alle figure. E non ci sono assolutamente patti precostituiti. Ci sono Certo, delle proposte di noi candidatura. però osservando, torno su questa questione posta all'Alleanza per il Bene Comune, giusto per, come dire, per la sintassi del ragionamento che poi dovrete fare, l'Alleanza per il Bene Comune sostiene, grosso modo, mi permetto di interpretare, che alle elezioni primarie potranno partecipare, dal loro punto di vista, personalità che non hanno ricoperto altri incarichi, non si possono, come dire, cumulare, diciamo così, i ruoli. La dico, come dire, fuori di metafora, mi sembra un modo per escludere dalla partita l'attuale consigliere regionale Dino Marino, perché, come dire, è l'unico che ha dato la proposta di candidatura, come dire, che io riesco a inquadrare nel profilo che, secondo l'Alleanza del Bene Comune, non dovrebbe poter partecipare alle primarie. Lei questo diktat, chiamiamolo, lo rispedisce al mittente, Io perché rispedisco le primarie o sono aperte per tutti o... al mittente più di una cosa, sinceramente. Perché rispetto alla figura a Dino Marino, C'è anche quella del forse c'è quella consigliere del comunale di Rieti. consigliere Francesco Miglio, c'è Gigi Presutto pure che ha posto la candidatura. Cioè, non vedo quale. Però mi viene difficile, scusate, perché poi dopo le cose, io sono spontanea, sono diretta, riesco a fare probabilmente più sintesi di quello che è richiesto. Mi chiedo che, secondo me, anche molte persone che già siedono già da tantissimi anni in consiglio comunale Dovrebbero rientrare in quella dovrebbero rientrare in categoria. quella categoria. Allora, quindi ragioniamo e facciamo soprattutto
ogni tipo di considerazione sul tavolo politico. Perché se si fanno queste cose su un tavolo politico, allora ribadisco, le primarie sono uno strumento di democrazia dove chiunque può venire a votare, non è che solo l'iscritto al PD, certo, o l'iscritto a, per esempio al partito X può concorrere alla possibilità di un candidato di vincere le primarie. Questo non è il ragionamento. Secondo me il ragionamento nasconde altre pulsioni che poi, ovviamente io non è che ho la ragione in mano, non ho la sfera di cristallo, magari avessi questa possibilità nel vedere o prevedere il futuro. Sono convinta che la gente non è stupida, sono convinta che la gente sa bene quello che vuole per il proprio paese, sono convinta di due cose fondamentali: Sansevero ha bisogno di qualcuno che ami il proprio territorio e che pensi soprattutto al bene della città. Questo io faccio, io una provocazione, chi si sente di fare questo per Sansevero? Diciamo che lei fa un appello agli uomini di buona volontà della politica di Sansevero affinché diano il loro contributo anche nella costruzione dell'alleanza, nella scelta dei candidati, nella definizione del programma. Segretario, voi avete, come dicevo prima, avuto un congresso abbastanza turbolento, il congresso che porterà all'elezione del segretario nazionale non sembra esserlo da meno. Come dire, una battuta, si potrebbe dire che tutti i partiti hanno i loro affanni, ma come giudica quello che sta accadendo dall'altra parte della barricata? Allora, diciamo l'ultima notizia in tempo utile è l'ennesimo rimpasto della giunta Savino. Non le chiedo di esprimersi sul bilancio della giunta Savino, ma non le sembra che anche dall'altra parte, quanto ad unità, come dire, ci sia una certa fatica? Io sono abituata che le azioni politiche le vedo nella possibilità del cittadino di fruirne. Penso che appunto in questo ci sono degli strappi grossi, a volte anche grossolani, di un'amministrazione che ha perso la realtà delle cose. Insomma, non attribuisco a nessuno le colpe, perché rispetto alle persone a livello personale ho dei rapporti anche con loro, nel senso di certo, conoscenza, e non posso giudicarli da questo punto di vista, dal punto di vista personale. Dal punto di vista politico, ovviamente io mi trovo da questa parte, io sono col centro-sinistra, il centro-destra dovrà fare i conti con i propri elettori di quello che non ha fatto. Io non li ho votati e non è che lo devo lo dimostro. Non abbiamo dubbi su questo. Quindi dovranno qualche cosa ai loro elettori, e io mi appello anche a coloro che sono anche delusi, non hanno trovato casa, diciamo così, nelle idee, casa soprattutto per le proprie idee. Quindi bisogna fare attenzione adesso quando si va con la matita, che è una bella arma, e quindi diventa la possibilità di una Sansevero diversa. Ma questo non è uno spot elettorale. Per me l'idea di politica è quella di servizio al cittadino. Quindi i servizi al cittadino sono importanti, i cittadini e le cittadine sono delle risposte che vanno date, concrete. Cosa che in 5 anni è stato veramente un periodo a volte di buio, penso. Mi pare di capire che non, diciamo, da un lato per il portato anche caratteriale del segretario e dall'altro per, credo anche per una strategia politica ed elettorale, il segretario del Partito Democratico sostanzialmente dice, mi permetto di interpretare, non ci conviene polemizzare con il centrodestra, con il sindaco Savino, non ci conviene, come dire, costruire la campagna elettorale sulla contrapposizione, pensiamo a formulare un programma, pensiamo a fare una proposta, dopodiché saranno gli elettori a decidere, a valutare se le promesse fatte dal sindaco Savino in campagna elettorale 5 anni fa hanno trovato rispondenza nei fatti oppure no, che per la verità, segretario, è una formula in questa politica muscolare,
dove, come dire, più che fare la proposta, si contesta l'operato dell'avversario, è un po' innovativa come idea. Ma poi non so se nel tourbillon della contesa elettorale riuscirete a mantenere questo profilo. Io sono convinta sempre di più che quando il cittadino, le persone, il popolo, come lo vogliamo chiamare, è posto di fronte alla scelta, certo sceglierà sempre qualcuno che dà esempi migliori, ma questa è la mia ideologia, quello che mi muove, quello che fa parte nella mia fibra come persona. È ovvio che secondo me molti cittadini, anche perché io poi ho la possibilità di ragionare con tanta gente, quindi è il polso proprio della, con tante della persone, mi rendo conto che ormai se si parla di amministrazione passata o tutti quando ma tanto non ha fatto questo, non ha fatto quest'altro, però il mio fair play, anche se io il calcio proprio non capisco niente, però il mio fair play è questo, ma considerare la possibilità per tutti, perché molto spesso politica e lealtà non vanno d'accordo, fanno a cazzotti, insomma, come in modo colorito posso dire, però è così, la lealtà è qualcosa che va anche proposta, va sponsorizzata, va comunque usata a modello, perché non, a me le polemiche sterili, come è partito, ha fatto Savino, ha fatto questo, per dire, uso un nome o altri, certo, nomi senza della sua, senza personalizzare, non mi serve. Io mi permetto di dire soltanto una cosa, lo dico a titolo personale, da osservatore, da cittadino, la prima forma di lealtà nei confronti della comunità di San Severo e direi più in generale del corpo elettorale, dovunque si collochi territorialmente, dovrebbe essere, come dire, chiudere a doppia mandata la porta rispetto al turismo politico, che è un male della nostra politica e che in molte situazioni ci ha portato ad avere, come dire, sempre gli stessi a governare, che vincesse la destra o vincesse la sinistra. Lei si sente di assumere questo impegno con... Questo posso essere proprio categorica su questa accusa, anche perché poi personalmente, facendo parte di un partito che ha caratterizzato la mia vita come percorsi, il centro-sinistra è la risultanza di tante forze, ma mai mi sognerei di candidare qualcuno che cambia giacchetta, casacca, come si usa nel linguaggio certo. politico, ma nelle mie liste, come dico mie perché non sono mie di Nada Pennacchia, ma sono del PD, nessun turismo politico, come definito nel linguaggio, nell'accezione del linguaggio generale, non esiste, perché è importante comunque, per questo io dicevo prima, il modello sei tu come persona, per questo io tengo tantissimo nella rappresentanza, cioè tu chi sei, cosa hai fatto per San Severo, a cosa hai contribuito, questo dovrebbe essere la motivazione, certo, per occuparsi della cosa pubblica, perché per me senza avere un minimo, ma almeno di una formazione che sia di impegno civile, di filantropia, di qualunque cosa possa essere messa a disposizione della città. Non è che uno fa un piacere che fa l'assessore o fa il consigliere o fa il sindaco, lui mette a disposizione della città un qualcosa, una qualità, ed è un impegno che è al di là della carica, è qualcosa, è un atto di amore per il territorio. Io lo considero così, cioè probabilmente considero così tutto quello che maciniamo insieme con la mia squadra, ed è questo quello che voglio che arrivi alle persone che ci stanno ascoltando stasera. Allora, noi ci stiamo avvicinando alla conclusione di questa nostra chiacchierata, due cose però mi interessano, la prima è di ordine amministrativo, il segretario ci diceva stiamo ragionando di tavoli programmati, stiamo insediando dei tavoli tematici che ci porteranno poi a stilare in maniera analitica il programma di governo, però sul piano politico lei da dove ripartirebbe? Come dire, non voglio farle chiaramente esporre un programma che per ovvie ragioni non c'è ancora, ma quali sono le tre priorità politiche da cui lei ripartirebbe per cambiare volto alla città di San Severo?
Io ripartirei dal basso, sinceramente, mi viene da pensare proprio alla gente. Non penso, non perché non siano importanti le opere urbanistiche, non siano importanti impegni di espansione o non espansione, perché questi non sono argomenti che poi, fra l'altro, devo pure avere, devo essere anche umile, non sono nelle mie corde, quindi io mi avvalgo di tecnici che Certo. possono comunque arricchire o arricchirmi nelle conoscenze. Però io penso dal basso, guardi, non trovo nulla, penso alle persone, per questo dico sempre, non bisogna lasciare indietro nessuno, penso ai bambini. Quando i bambini non votano, penso agli anziani, penso all'idea di Che però città, che umano. quelli votano, vabbè, insomma, penso al welfare, penso che comunque la possibilità di una città dove si sta bene, dove comunque c'è il rispetto delle fragilità, c'è la considerazione delle fragilità, sia un paese vivibile. Allora, credo di capire che il segretario ha messo da parte tutte le questioni che poi anche ai cittadini sembrano più complicate, l'urbanistica, il piano regolatore, il PUG, e ci stia dicendo in questo momento di crisi drammatica dal punto di vista economico, ripartiamo dalla persona, ripartiamo dallo schema dei servizi sociali, ripartiamo dalla necessità che gli enti locali, che sono poi front office con la cittadinanza, ripartiamo dal fatto che gli enti locali stiano accanto a chi soffre, accanto a chi non ce la fa. Segretario, un'ultima domanda prima di salutarci. Queste erano le tre priorità per la città e il PD invece da dove riparte? Il PD deve ripartire insieme da questa idea, da questi presupposti, perché il PD deve venire fuori comunque dalle stanze del potere e deve riappropriarsi del territorio in quelle famose fratture che non sono solo le nostre. Io attribuisco anche al centrodestra le sue colpe, Certamente. perché non è che possiamo portarcele solo noi sul groppone perché abbiamo questa sensibilità civile, questa sensibilità del welfare, questa sensibilità, non possiamo essere catalizzatore di tutti gli eventi negativi che la politica ha rappresentato e rappresenta. Quindi ad ognuno va ricordato che il bene di San Severo non è solo il bene in queste campagne elettorali, non è venire nei talk show, nelle interviste, sui giornali a dire quando farò bene, quando sarò bravo, quando sarò bravo. Importante è riappropriarsi del territorio, riparlare con le persone, quello è l'appello che faccio al PD che vorrei. Io così ho iniziato la mia mozione e così finisco questa intervista. Allora, credo che se traduco le parole del segretario del Partito Democratico, il Partito Democratico di San Severo, targato Nata Pennacchia, sarà un Partito Democratico in cui gli iscritti avranno più ruolo, in cui le porte del partito saranno più aperte e dove, come dire, il ceto dirigente si occuperà meno delle alchimie politiche e più della partecipazione popolare. Spero di aver tradotto in maniera corretta. Perfettamente, perfettamente, perché sono i cardini della mia mozione di candidatura, sono i cardini comunque che fanno parte dei miei percorsi personali e quindi traducendoli li traslo comunque a quello che sto facendo in questo periodo. In questo chiedo il sostegno di tutti coloro che veramente hanno a cuore il bene di San Severo, di considerare che da parte nostra c'è tutto l'interesse di riappropriare quei vuoti e quelle mancanze. Allora, noi seguiremo, diciamo, l'attività del nuovo segretario del Partito Democratico, cercheremo di capire se l'auspicio che ha formulato in questo momento poi troverà rispondenza alla realtà, se il partito tornerà ad essere unito, se quella che giornalisticamente viene definita la balcanizzazione sarà superata e soprattutto seguiremo l'evolversi sia dei tavoli tematici per il programma e sia dei tavoli politici per la definizione della coalizione. Noi terminiamo questa intervista, salutiamo e ringraziamo Nata Pennacchia, il segretario cittadino del Partito Democratico neoeletta di San Severo. Le auguriamo buon lavoro perché è un Grazie. compito arduo e difficile. Ringraziamo voi che ci avete seguito, alla prossima puntata. Buonasera.